problema è chi siamo, l'identità. Certamente il filtro che sia di gente che abbiamo toccato, che abbiamo testato noi, perché da queste persone ci aspettiamo una grande risposta, non da chi arriva all'ultimo momento col giocattolo fatto, che magari mette il cappello e pensa di essere anche il rappresentante di tutte le nostre esperienze passate. Questo mi dispiacerebbe, mi dissocio un po' da quello che diceva Giovanni. Io non vorrei andare a Frascati a chiedere chi si vuole candidare con noi, no, il passaggio, cioè il porta a porta per far candidare la gente non mi piace. A me piace la gente che viene qua e si presenta, che viene in piazza e manifesta, che va in comune e si responsabilizza rispetto alle cose che stiamo dicendo. Deve crescere, deve scarpinare, deve fare un po' deve mangiare qualche chilo di sale anche lui con noi, se vuole rappresentarci. Questa è la cosa che mi piace dire. Le primarie come? Ritorno a quello che ho detto prima, cerchiamo uno strumento che stia bene anche al movimento generalizzato, che stia bene anche all'Emilia Romagna, a Piemonte, perché è uno strumento che, come dice giustamente qualcuno, deve essere anche innovativo, non deve essere che noi apriamo a chi che sia che viene qui con 2 centesimi, ci viene ad inficiare un lavoro che stiamo costruendo con tanta passione e tanto capire come ci si atteggia sul territorio a livello provinciale. Fiorenzo, scusate, mi diceva prima io sono solo, ma si può lasciare Fiorenzo solo a Frosinone? Allora io mi preoccupo, come facciamo a dare segni di presenza concreta e, come dire, proprio convincente su un territorio così vasto? Una persona che volesse partecipare al movimento a Frosinone, come può fare? L'unica cosa che può fare è farsi un meetup, ma dove mancano le condizioni, perché non si riesce a organizzare un meetup locale, che poi non ha neanche molto senso in una realtà piccola come una cittadina di 40-50.000 abitanti dove ci si incontra tutti i giorni, quindi perché si dovrebbe fare un meetup alla fin fine? Ci si incontra in piazza, quindi il meetup non è neanche uno strumento adatto per una realtà del genere. In questi luoghi ci sarebbe bisogno di un riferimento che viene dalla città più grande, da Roma. Roma cioè dovrebbe proporre un modello. A che cosa si deve iscrivere uno di Frosinone se vuole partecipare al movimento? Noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio tra un modello, diciamo, chiamiamolo leninista, e il modello partecipativo proposto da quelli della democrazia partecipativa. Il punto di equilibrio va cercato tenendo conto quello che è il momento attuale che viviamo in Italia. È una situazione, quella italiana, in cui il clientelismo, specialmente al sud, le difficoltà delle persone, una forma mentis che le persone hanno, rendono estremamente difficile praticare modelli di democrazia partecipativa. Oggi, a mio parere, dobbiamo concentrarci sull'idea di un partito che abbia un ferreo controllo su chi ne fa parte. Per esempio, il vecchio Partito Comunista, io non sono comunista, però ci sono delle cose del vecchio Partito Comunista che mi piacevano. Per esempio il tesseramento: chi era tesserato ogni mese doveva versare una quota. Dopo 3 mesi che non versavi la quota, a meno che il segretario della sezione locale non diceva ok, questo c'ha un problema, gli è nato un figlio, quindi non fa niente, soprassediamo, perdeva il diritto di votare. Queste cose dobbiamo fare, dopodiché quando noi abbiamo migliaia di persone che ogni mese tirano fuori 20 euro, penso che 20 euro possiamo tirarli fuori tutti, abbiamo anche una fonte economica costante. Attenzione, quando parlo di tesseramento non sto pensando alle tessere democristiane, per cui in una certa sezione se c'è uno che rappresenta 50 tessere, quello vale 50. No, è un tesseramento economico, che però è anche una garanzia di serietà della partecipazione. Il modello delle primarie che è stato importato in Italia dagli Stati Uniti è stato, secondo me, importato e non compreso neppure, perché negli Stati Uniti per partecipare alle primarie bisogna essere iscritti al Partito Democratico o al Partito Repubblicano. Non esiste che uno passa davanti a una sede, entra, dice io voterò al Partito Democratico, da $2 e vota. Dobbiamo cominciare a riflettere sul modello organizzativo, chiamiamolo come ci pare, ma modello organizzativo significa che uno che abita a Rocca Cannuccia decide che quelle idee gli piacciono, vuole aderire, che fa?
comincia a cacciare 20 euro al mese. Ma non abbiamo il tempo per fare questo. Adesso no. Sono fra 4 mesi. Ho come capito. Fai a valutare una persona di qui a 4 anni? Cioè la lista la facciamo no, fra no, 4 no, anni. No, scusami, io ho fatto un intervento. Perché se noi mettiamo, ci mettiamo tutti quanti noi, i candidati, no, alla lista non la riusciamo a fare. No, ma io non sto parlando. Io e non partecipi. Regionale. Esatto, ma è questa è la condizione che io ho detto in partenza. Non si fa la regionale, partiamo e partecipiamo a Italia dei Valori, chi vuole partecipare, o a Rifondazione Comunista. Vabbè, era la speranza per il futuro, insomma. Oppure non voti. No, speranza per il futuro, sì. Se vogliamo una struttura del genere ci sono i partiti a disposizione, è inutile che perdiamo tempo a organizzarci fra di noi, mettiamoci d'accordo e ci entriamo. Allora, come aveva fatto commento, io credo che come amici di Beppe Grillo di Roma noi siamo favorevoli alla Costituzione in maniera aperta, come ha suggerito Domenico e ribadito Antonio, di questo comitato elettorale e al quale sono invitate tutte le realtà che hanno voglia di contribuire a questo progetto. E insomma, questo è quanto per quello che riguarda il comitato elettorale. Le primarie penso di dire un qualcosa che è condiviso da tutti, sono uno strumento irrinunciabile per individuare chi eventualmente ci possa rappresentare, e per il resto appunto questo comitato elettorale, diciamo, può curare il confronto e anche trovare una sintesi tra magari quelle che possono essere posizioni non proprio identiche. Dagli interventi, insomma, che ho ascoltato, io ritengo sì che il comitato elettorale sia la strada giusta per procedere nelle scelte, nelle decisioni. Per quanto riguarda le modalità della scelta della candidatura, io condivido quanto detto anche da Claudio Sperandio, da altri, che assolutamente bisogna scegliere la persona, il candidato presidente tra di noi, non si può andare al di fuori, insomma, questo è il mio pensiero, la mia posizione. Per quanto riguarda invece la scelta dei candidati, sono un po', come dire, indecisa perché quello di far iscrivere le persone alla votazione, se poi è una votazione, cioè il timore era quello di, non so chi lo ha detto prima, di non riuscire a coinvolgere le persone che non hanno un collegamento con internet. Mi piacerebbe che la votazione dei candidati potesse essere fatta anche attraverso un rapporto diretto con i cittadini territoriali e non vincolare la votazione del candidato delle primarie, insomma. Chi vota le primarie? Solamente quelli che poi sono legati a... Quale sarà il metodo delle primarie? Sono un po' indecisa su quale sia il migliore, perché se le primarie si fanno solamente su internet poi si escludono tutta una serie di persone. Se bisogna, secondo me, allargarle anche al territorio, a tutti coloro che non hanno confidenza con lo strumento di internet. Ecco qua, è il mio caso.